Segnatevi questo nome, Giua, non sapete chi è un arbitro, farà tanta carriera perché ha dimostrato sin dall'inizio della sua avventura in Serie A di sapersi muovere, di sapere come vanno le cose. Ieri ha arbitrato Juventus-Genoa su un fallo a centrocampo e ha ammonito per la seconda volta un giocatore del Genoa. Il fallo era stato commesso su Dybala. Ora voi tutti quanti conosciamo Dybala, ne apprezziamo le doti tecniche e scenografiche, è un grandissimo simulatore, non invento niente di nulla. E in questa occasione Dybala non si è buttato a terra, quindi il contatto deve essere stato così impercettibile che Dybala, che è uno che normalmente cade se lo guardi storto, riesce anche ad avvitarsi, non se n'era accorto, quindi ha continuato la corsa. E l'arbitro invece se ne è accorto e l'ha ammonito. Poi subito dopo i minuti di recupero ha dato un rigore alla Juventus per un fallo su Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo non si può giudicare tecnicamente, è assolutamente straordinario ed è un altro di quegli atleti che sono completi, che sarebbe riuscito in qualunque sport. Io credo che se non avesse fatto il calciatore sarebbe stato un grande ginnasta. Un eccellente tuffatore, perché anche lui si tuffa. Ricordiamo quello che fece a Napoli sull'uscita di Meret, dove fece un salto triplo con abitamento, simulando un contatto con Meret che non c'era stato. Ieri non ha simulato il contatto che c'è stato. È stato anche ingenuo il difensore del Sanabria, il difensore del Genoa. Però Cristiano Ronaldo era già in volo un buon metro prima che fosse toccato e quindi giù ha visto tutto, non ha visto due trattenute subito dopo in area del Genoa, una di Cuadrado e una di Bonucci, cioè questo è un ragazzo che fa la carriera. Tu dici con quello che è successo al San Paolo vai a vedere quello che è successo a Torino. No, ma era giusto per dire. Quello che ha fatto ieri Giacomelli è da manicomio. Perché io ieri a freddo ho scritto che a caldo ho scritto che malafede. Malafede, ma non perché volesse sfavorire il Napoli, malafede perché lui è talmente convinto delle sue cose che non accetta l'idea non di aver sbagliato, ma di andare a controllare. Giacomelli non è un grande arbitro, perché anche quando commette degli errori li fa in maniera cretina. Perché adesso con la VAR esiste, quindi non è che possiamo far finta che non esiste. Quindi un arbitro dovrebbe farsi furbo. Ai segnalini hanno dato la dritta giusta. Quando un'azione è, diciamo così, in bilico, non ne siete certi al mille per mille, non alzate, fate finire l'azione e poi dopo eventualmente si fa vedere. Lo stesso cosa che andrebbe detto agli arbitri. Quando c'è un'azione confusa, fischiate. Poi andate a vedere quello che è successo. Il contatto su Llorente è rigore non una volta, ma tutta la vita, e dirò di più, è rigore ed espulsione, perché è una chiara occasione da rete che è stata negata al Napoli. Ci sta pure che Giacomelli possa aver visto il gomito alto di Milik, ma allora deve fischiare e semmai ammonire Milik. Milik non ha fatto fallo, come suol dirsi, ha cercato di tenere la posizione, lo fanno tutti. Perché se salti dritto vieni travolto e ti fai male a prescindere. Ma anche se avesse visto il fallo di Milik avrebbe dovuto fischiare. In questo caso non si può concedere il vantaggio per un motivo molto semplice. Perché se non fischi il fallo di Milik il vantaggio non si concretizza. Perché dopo Kjær frana, stava già cadendo, era già in caduta su Milik. Comunque, dopo il fallo di Milik Kjær è franato su Llorente. Quindi il vantaggio non si è concretizzato. Quindi o fischi il fallo di Milik o dai il calcio di rigore al Napoli. Il problema è che l'arbitro non ha fischiato. I falli di confusione vanno sempre fischiati, soprattutto in aria. Poi si va a vedere quello che succede. Che cosa è successo poi? Che sull'azione di ripartenza l'Atalanta ha segnato. E l'azione, il gol dell'Atalanta non è valido perché a monte c'è un'azione irregolare di Kjær, che è franato su Milik e ha impedito che toccasse la palla, quindi è calcio di rigore. Non è rigore perché c'è stato un fallo di Milik. Perfetto, quindi l'arbitro andava alla VAR, vedeva che c'era un fallo su Milik, vedeva che Milik aveva fatto fallo prima e faceva riprendere il gioco con una punizione per l'Atalanta. La VAR non serve a stravolgere il regolamento, serve a far rispettare il regolamento.
Se in quell'azione, che il fallo lo ha fatto Milik, devi riprendere il gioco con la punizione. Non può essere applicata la regola del vantaggio, non è un'azione che è proseguita come se nulla fosse. Il fallo di Milik, ove mai ci fosse stato, ha generato un fallo successivo di Kjaer, quindi o è rigore o è punizione anche al VAR. Non essere andato al VAR è un qualcosa che non sta né in terra né in cielo. Quando ho scritto che è in malafede non mi riferivo al fatto che volesse sfavorire il Napoli. Se vuoi sfavorire il Napoli agisci in un altro modo, non in questi casi eclatanti. Se vuoi favorire una squadra, sei un arbitro promettente, fai come ha fatto Giua, non come ha fatto Giacomelli. Però Giacomelli è un pericolo e quindi andrebbe fermato, ma non per due o tre partite, definitivamente, perché quello che ha fatto ieri al San Paolo è ridicolo. Devi avere le palle, caro Rizzoli, di chiamare l'arbitro e dirgli: amico mio, ci abbiamo provato, non è cosa tua. Perché quando succedono cose del genere devi intervenire. C'è stata un'azione irregolare, fischia, chiedi aiuto alla VAR. Non possiamo fare queste brutte figure. Quindi è stato un piacere conoscerci, amici più di prima, perché prima poi ci diceva: ma te ne stai a casa. Se Giacomelli torna ad arbitrare e Banti continua a fare il VAR, significa che il calcio italiano è finito, ammesso che non sia già finito. Perché se i prodotti emergenti come sono Giua, tanto vale che andiamo a seguire il campionato cinese, dove prendono l'allenatore prima in classifica e lo mandano a fare un corso di aggiornamento sulle strategie aziendali. È più credibile il calcio cinese che quello italiano. A domani.